Beri, ci troviamo all'antico borgo professore Giorgio Guido Calogero a Monforte, in Contrada Trinità. Come ormai consuetudine, da circa 3 anni, proprio nel borgo Calogero, si svolge la Catabba, denominata Catabba Est. Quest'anno abbiamo avuto massicce presenze, spettatori che sono arrivati sia dalla Sicilia come anche dalla Calabria. Sempre ci accorgiamo ogni anno che il numero degli spettatori è sempre più copioso. Abbiamo anche quest'anno delle attrazioni a livello internazionale. Quest'anno abbiamo un giocoliere vincitore in una trasmissione a livello nazionale in Italia, è tornato qualche giorno fa dalla Cina, difatti fa continuamente delle tournée all'estero il giocoliere che abbiamo questa sera, come c'è stato anche ieri sera. La Catabba Est si sviluppa in 2 giornate, normalmente lo facciamo il sabato e la domenica. Oltre alle attività ludiche, alle attività artistiche, si fa degustare ai convenuti delle antiche ricette tipiche del periodo medievale. Quest'anno c'è una minor presenza di animali, difatti abbiamo incrementato le attività. Io ringrazio gli organizzatori di questa splendida manifestazione che si tiene ogni anno a Monforte San Giorgio. Noi veniamo da Catania. Comunque, visto che adesso siamo qua per la Catabba, direi di accompagnarci per i vari stand. Possiamo fare un giro tranquillamente. Così vediamo, insomma, questa bellissima iniziativa. Siamo qui con il presidente del gruppo Catabba, che ha comunque ideato e curato questa manifestazione ai minimi termini con allestimento di questi bellissimi stand. Ci dica come sta procedendo questa bellissima manifestazione. Buonasera a tutti, sì, la manifestazione sta procedendo abbastanza bene, c'è un bel afflusso di persone, è una manifestazione un po' particolare perché, ripeto, è una manifestazione tutta rievocata che rievoca il Medioevo, è l'anno del Conte Ruggero. Abbiamo creato un accampamento medievale, ci sono gli animali, ci sono i falchi, è una bellissima manifestazione che sinceramente mi sento di dire anche forse unica in tutta la Sicilia. L'impegno è tantissimo perché ci impegniamo per un mese abbondante a lavorare tutte le sere, perché siamo tutte persone che lavorano di giorno, quindi ci dobbiamo impegnare la sera. Ringraziamo anche l'ingegnere Barberi che ci tra virgolette ci presta il posto bellissimo, che si presta benissimo per il tipo di manifestazione che dobbiamo fare. Allora, questo borgo è appartenuto ai professori Giorgio e Guido Calogero. Questi erano dei docenti all'Università della Sapienza a Roma, insegnavano francese, erano dei latinisti e dei filosofi. Questi professori hanno scritto circa 30 libri, dei quali le copie sono state donate dalla nipote al comune di Monforte. Infatti la biblioteca del comune di Monforte è intitolata ai professori Calogero. Dove ci troviamo adesso? Questa era la stanza da letto dei professori Calogero, proprio questo ambiente è la stanza da letto.
Difatti io ricordo circa 15 anni fa, mi ricordo, trovai all'interno di questa stanza, quando comprammo il bordo, trovai una lapide che diceva: in questa fortunata stanza, adibita come oratorio privato, l'arciprete Pasquale David, ospite gradito del professor Giorgio Calogero, innalzò l'ostia santa e pura, distribuendola anche a pie persone. Io lessi questa lapide e pensai: ma chi è sto Pasquale David? Pensai che effettivamente fosse una persona importante del periodo, e feci delle ricerche. E di dov'era? Ma onestamente non lo so, dove era Pasquale David non lo so. Che è un cognome comunque, David, anche nella zona di Spadafora, soprattutto di origine di Messina, David comunque come cognome. Sicuramente non era monfortese, perché la lapide diceva che fu ospite dei professori Calogero, di conseguenza sicuramente non era monfortese. Sì, non era. Allora, sulla scorta di questa lettura, allora mi ricordo, fece una foto a questa lapide, che poi l'abbiamo affissa all'ingresso del primo piano di questo casale, e poi fece una ricerca su questo Pasquale David, e onestamente non trovai nulla su internet questo. Invece poi scrissi Giorgio Calogero. Giorgio Calogero, quando cominciai a fare questa ricerca, cominciai a trovare pagine e pagine, roba. C'era molto materiale, quindi. Moltissimo materiale, perché oltre al Giorgio Calogero, persona ancora più importante era il figlio, Guido Calogero. E anch'esso era un docente universitario. Infatti, questi, oltre a essere francesisti, latinisti, hanno scritto un sacco di libri proprio, erano amici di Roberto Bobbio. Guido Calogero è stato docente di Carlo Azeglio Ciampi. Nelle materie umanistiche comunque. Sì, materie umanistiche, letteratura francese, filosofia, lettere, eccetera. Allora, trovai tutto questo materiale. E allora mi ricordo, proprio noi volevamo restaurare questo borgo, perché vista l'importanza, che onestamente noi non conoscevamo l'importanza dell'importanza del borgo. Difatti, grazie a queste ricerche iniziammo a cercare delle potenziali capacità di spesa e di finanziamento, perché restaurare il borgo, certo, comportava comunque una spesa ingente. Non era facile, perché il borgo non è solo questo fabbricato, ce ne sono altri 6 fabbricati. Cioè, questo era. Che estensione ha l'intera? Il terreno è 15.000 metri, non è grande il terreno, però ci sono diversi fabbricati. Il problema è restaurare gli altri fabbricati. Siamo riusciti a restaurarne uno, a ricostruire i muri perimetrali, a sistemare il terreno. Immagina che questo finanziamento europeo? Ci sono un finanziamento, sì. E questo fabbricato era quasi completamente di rotto, è stato ricostruito pietra su pietra, il terreno era infestato da canneto, cioè il canneto era più alto del fabbricato, cioè il fabbricato neanche si vedeva. Era interamente coperto. Interamente coperto. È stato un periodo molto pesante per la ristrutturazione. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a restaurare questo fabbricato e il terreno. Abbiamo realizzato un lago, abbiamo realizzato 5 pagliari, abbiamo realizzato delle staccionate all'interno del terreno con dei percorsi naturalistici. Abbiamo stipulato una convenzione col comune di Monforte, difatti abbiamo un po' di libri, diciamo, deteniamo un po' di libri della biblioteca comunale di Monforte, limitatamente al professore Calogero. Questo grazie ad una convenzione che fu stipulata allora col sindaco Nino Romanzo, che ringrazio tra l'altro. Ieri abbiamo avuto l'onore di avere al sindaco Cannistrà, Pippo Cannistrà. Gentilissimo, noi ogni qualvolta facciamo una manifestazione
Pippo Cannistrai è sempre presente. Giuseppe è una persona squisitissima e molto è aperto a queste manifestazioni, assolutamente interessato alle attività culturali. Noi di fatto qua dentro facciamo soltanto attività culturali, non si fa altro. Anzi, adesso vorremmo organizzare un paio di convegni con l'Ordine degli Ingegneri di Messina. Durante l'anno comunque è aperto, è fruibile questo? Sì, si organizzano degli eventi e si rende fruibile. Il borgo è aperto, ecco, si può accedere tranquillamente, diciamo. Giustamente non si può accedere al fabbricato, ci dobbiamo essere giustamente noi, certo, per l'apertura, però dico è fruibile, dico tranquillamente, dico non è un problema. Tra l'altro abbiamo anche nella superficie piana, abbiamo dei tavoli allestiti con le panche dove si può anche eventualmente fare dei picnic e mangiare. Picnic, sicuramente sì. Poi abbiamo la parte della biblioteca, cioè delle attività interne, diciamo delle attività esterne, sala conferenze. Al piano inferiore. Piano terra, abbiamo una sala conferenze. Mm. E abbiamo il vecchio palmento con la vecchia attrezzo, ecco, non so come si chiama, neanche io ricordo il nome, il torchio murato, diciamo, ecco, come era in origine, funzionante, sì, non ristrutturato, non è stato ristrutturato, ecco, non è stato toccato nulla, ecco, è stato semplicemente pulito, un restauro conservativo. Niente, poi il grosso è stato la ristrutturazione del fabbricato e la ristrutturazione dei muri perimetrali, che è stato un lavoro certosino molto impegnativo, che tutti i muri sul perimetro che erano in pietra erano tutti ormai dismessi, noi li abbiamo ricostruiti, addirittura tratti di muro abbiamo dovuto scavare circa 3 metri. Per ricostruire dei tratti di muri completamente mancanti. Addirittura. Sì, abbiamo scavato e ricostruito in maniera certosina, pietra su pietra, questi muri rievocati. Diciamo che il borgo era stato abbandonato, quindi non era più completamente. Era decaduto, era proprio questo fabbricato era quasi interamente demolito, è stato ricostruito con mattoni fatti a mano. Da un'impresa veramente esperta, di conseguenza abbiamo ottenuto un lavoro eccezionale. E devo dire che avete fatto un bel lavoro. Sicuramente sì, è stato molto molto impegnativo, però dico, il risultato è stato molto soddisfacente. Io avevo invitato anche a Callazeglio Ciampi per una serata, lui mi disse che sarebbe stato disponibile a venire, però purtroppo poi problemi di salute e poi la morte, dico, non è stato possibile, dico, il suo intervento. Difatti avevo fatto restaurare un'automobile per rievocare quel periodo, però purtroppo non è stato possibile averlo. Il destino non ha...